Doc Hudson, come noto uno dei personaggi del film di Cars Motori Ruggenti, ovvero una macchina veramente che è stata corridore, persino che ha fatto vedere il filmato in cui ha avuto un gravissimo incidente d'auto. Ovvero, in questo video, ragazzi, ho qui il Shaking O di Saitama McQueen. Nei mercatini là che arrivano tutti i giorni, mi sono comprato il Shaking O di Doc Hudson. Salve carissimi, benvenuti in quest'altro nuovo video caccionastico. Io sono Francesco Angelillo e benvenuti in quest'altro nuovo video. Come riprendo il Shaking O di Saitama McQueen, oggi ho comprato il Shaking O di Doc Hudson, proprio lui. Eccolo qui ragazzi, perché il problema è che una vite si sta quasi togliendo, tanto per fortuna che la macchina è tutto ok. E andiamo a mettere le batterie per vedere se funziona o no questo Doc Hudson, perché probabilmente, ragazzi, ho soltanto queste batterie. Dobbiamo fare una prova se funziona con queste batterie. Oggi proviamo il Shaking O di Doc Hudson. Probabilmente questo di Saitama McQueen funzionava e ora non più. Faccio vedere. Aspetta, questo è l'on e non si accende. Oggi proviamo questo di Doc Hudson. Prima di iniziare questo video vi invito a lasciarmi tantissimi bei like. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e se raggiungiamo tantissimi bei mi piace, facciamo ora la collezione dei Shaking Go di Cars. Ora saetta con Doc Hudson, proprio come la scena che gareggiano sullo sterrato. Adesso ragazzi mettiamo le batterie di Fabulous Houston Hornet, che ovvero ho preso queste qui della Varta. Ora le apriamo e le mettiamo. Comunque ragazzi, queste sono le batterie piccole, probabilmente a Doc Hudson ci servono, che ne so, quelle batterie lì. Ora le vado a prendere. Per fortuna, ragazzi, con le batterie di riserva. Ora le mettiamo sul nostro Doc Hudson. Ragazzi, metto le batterie. A few inches later. Raga, ora ho messo le batterie a Doc Hudson. Vediamo ora se funziona. Oddio! Aspetta. Devi dire, io faccio le corse. It's an heavenly size. Ah, rigor making business. Oddio. Doc Hudson funziona, no, raga? Deve parlare. Proprio no, raga, funziona. Lo lasciamo. No, raga. Funziona, Doc. Deve dire. Le frasi in questione sono "It's never besides" o "All rigor making business". Vediamo se funziona. Perché in Italia fanno così Shaking Go, non parlano, ma in Inghilterra sì. Quando cammina? Doc! 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 Lo portiamo nel corridoio. Aspetta. È strano però. Doc! Prima si è acceso il motore e ora non funziona, Doc cazzo. No, raga. Oh, aspetta. Aspetta. Riaccendiamo di nuovo la macchina. No, se raga, perché quando ho appena comprato mi mancano le viti. Ah, return back in business. Devo parlare io, perché lui non parla, dice queste frasi. There's an avenue besides. Aspetta, la lascio correre, Doc. Lascio correre. Vai, Doc Hudson. 3, 2. Ragazzi, il motore di Doc Hudson funziona, ma solo che lui non parla e deve correre perché dice "Oh, you're making business" e lui non corre. Sarà meglio spegnere Doc. Parla e dice "making business", quindi come Saitama McQueen. Ecco qui ragazzi. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qui perché devo andare a cenare. Comunque ragazzi, questo è il Shaking O di Doc Hudson. Spero che vi piace ragazzi, perché se arriva a tantissimi mi piace faccio la collezione di Doc Hudson. Esiste quella versione a cricchetto, sceriffo, Red, Ramon.
E C-Kick, la maestà, eccetera. Vedo di ordinare questi, così facciamo una gara di C-King. Però solo quelli che parlano, perché Saettame 15 sono pura velocità. E Do Cazzo, tradotto italiano, dice: gareggio sullo sterrato per tutta la mia vita. Noi, come sempre, ci vediamo la prossima volta. Ciao!